questo paese ha bisogno di lavoro, ha bisogno di crescere e quindi gli investimenti, soprattutto gli investimenti pubblici oltre che quelli privati, sono la vera carta da giocare con l'Europa, ma soprattutto a favore del nostro paese. Investimenti in infrastrutture, in ricerca, in innovazione, in tanta tanta formazione. Oggi con le amiche e gli amici proprio del settore della formazione ci ritroviamo a discutere di questo, quanto la questione formativa e quindi la conoscenza sia indispensabile per i giovani, per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche per il futuro delle imprese del nostro paese. Quindi il tema della crescita e lo sviluppo per noi è centrale. Il Presidente del Consiglio si sta caratterizzando per essere l'unico Presidente che non ha mai ascoltato CGIL, CISL né le altre parti sociali sulla manovra economica, su quelle che sono le proposte del governo, anche con una disponibilità ad ascoltare le proposte delle organizzazioni sindacali. Credo sia da parte sua un grande errore, non si può non riconoscere una rappresentanza sociale così importante e diffusa nel nostro paese. Noi siamo sempre pronti e disponibili ad incontrarci per ascoltarlo, ma anche per fargli le nostre proposte in materia di bilancio e di futuro del Paese. C'è qualcuno che pensa di investire nel futuro? Bisogna investire oggi sulla scuola per poi pensare al futuro. La formazione del capitale umano passa per le nostre aule, per le nostre classi. Le promesse lanciate come spot pubblicitario, tempo pieno, stipendi europei, oramai sono superate dalle campagne elettorali che speriamo si esauriscano e non da nuovi rilanci. Non serve pensare al tempo pieno se alla generalizzazione del tempo pieno, se non si guarda con attenzione alle classi sovraffollate delle aree del nord.